Pescara riparte da Carlo Masci. Buonasera amiche ed amici di Moby Dick. Abbiamo ritenuto opportuno questa sera dedicata la puntata al nuovo sindaco di Pescara che è qui con noi. In queste ore, in questi giorni, impazza anche il Toto Assessori. Allora, lei ai telespettatori di TV6 qualcosa ce la deve anticipare. Che ha in mente per la nuova giunta? Io voglio cominciare a lavorare da subito su Pescara e voglio cominciare a lavorare con una squadra sicuramente competente che ha dimostrato di avere grande consenso, che conosce i problemi della città e che sa anche come risolverli. Quindi certezza sul numero, sulla composizione della giunta, sui numeri, 9, 5 uomini e 4 donne. Nessuna conferma su eventuali nomi in circolazione, ma almeno un nome ce lo può fare. Ha già pensato al vice sindaco? Ho pensato che diverse persone che in questa avventura mi accompagneranno possono svolgere il ruolo di vice sindaco. Il nome non l'ho ancora individuato proprio perché è giusto che io ne parli prima con i partiti e con quelli che concretamente hanno vissuto questa campagna elettorale con me. Però, sempre sulla giunta, un'altra curiosità. Lei esclude a priori la nomina di qualche assessore tecnico? Ovvero non Ma eletti così? io l'ho detto prima, tra gli eletti ci sono persone che sono espertissime, quindi non so che cosa si intenda per tecnico. Se il tecnico è qualcuno estraneo alla politica, dico che non ci saranno assessori tecnici perché io voglio persone che siano politicamente valide, che abbiano consenso, che conoscano i problemi e che abbiano le competenze giuste per risolverli. Siccome tra gli eletti ci sono queste persone, non avrò bisogno di tecnici in giunta. Zerà docenti universitari, ma Beh, non saranno gli assessori. Assessori saranno politici.